Marsiglia, assessore al turismo, credo che insomma, siamo stati tutti contenti di questi 2 giorni di Marsigliana, ma penso che tu, che rappresenti l'amministrazione, sei l'assessore del turismo, insomma, sarei stata particolarmente contenta, o sbaglio? Sì, quest'anno diciamo che la Marcigliana ha avuto un suo apice, è un evento importante per Chioggia, è cresciuto nel tempo grazie al grande lavoro dei volontari del comitato e delle varie contrade, è diventato veramente un evento nazionale. Un evento nazionale che ha visto un'ora di diretta durante la gara finale su Rai 3 nazionale. E quindi ha portato veramente una grande pubblicità alla nostra città, grazie anche al tempo che è stato veramente clemente e giusto per dare insomma, la visibilità al nostro evento. Infatti il Corso del Popolo per 3 giorni è stato diciamo, riempito dalle migliaia di turisti che invece di andare nelle nostre spiagge hanno preferito vedere il palio e godersi insomma, degli spettacoli. Io devo anche dire che la Marcigliana è cresciuta e ha un grande pregio di coinvolgere tantissimi giovani, perché se avete fatto caso ci sono tantissimi bambini e anche ragazzi, insomma, adolescenti, per cui è un bell'auspicio perché la Marcigliana possa crescere e possa continuare ancora nel tempo. Senti, sai che noi raccogliamo un po' le istanze un po' di tutti, anche se a volte non condividiamo a volte certe critiche. Ci sono state un po' di critiche sul discorso che forse poteva essere gestita meglio, perché c'è stato per esempio qualche momento che c'era un grande afflusso di biciclette, di mezzi, c'erano anche qualche automezzo che passava, quindi c'era un po' in centro un po' di problema di viabilità, come al solito, Ma diciamo, no? sì, beh, devo dire che uno spot pubblicitario del genere di un'ora non avremo le condizioni, non siamo nelle condizioni economicamente di farlo. Abbiamo avuto, grazie alla Marcigliana, questa grande opportunità e uscire con uno spot importante in tutti gli schermi in Italia e nelle città in particolare dove le persone che non sono ancora in vacanza hanno visto la televisione e quindi hanno visto lo spot, l'ora di diretta. Devo dire che abbiamo avuto già grandi ritorni. E sia in Facebook che anche via mail, da tutta Italia, di persone che ci hanno visto e si congratulano con noi. Quindi Chioggia, insomma, è andata nelle cronache, Chioggia, città, cultura, turismo, arte e tutto quello che è stato appunto un grande spot, un minimo di sacrificio, insomma, da parte di tutti, io anche per quelli che hanno avuto qualche disagio con la macchina, con la bicicletta, arrivare velocemente a casa. Insomma, li ringrazio, ma chiedo anche a loro, insomma, di valutare la bellezza di questi giorni e quindi, insomma, sopportare qualcosina. Grazie, assessore.